Allarme a Monfalcone nel bacino di Panzano per uno sversamento di idrocarburi leggeri. È intervenuta la Guardia Costiera, che in collaborazione con lo staff del porto ha effettuato le tecniche di campionamento e ha avviato le operazioni per individuare la fonte della perdita. Per ore e fino al tramonto, i vigili del fuoco di Gorizia e la protezione civile sono stati coinvolti e hanno contribuito con mezzi e uomini per liberare le acque della zona dalle sostanze inquinanti. Le operazioni di ripristino proseguiranno nelle giornate successive tra i pontili della Canottieri Timavo e delle marine adiacenti. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati con la rassegna stampa. Questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus di Lorenzo dell'IRBM dice a fine novembre prime dosi vaccino in Italia, 2-3 milioni di dosi se non ci saranno criticità. Come ha detto il presidente di AstraZeneca e come ha detto il ministro Speranza, è ancora ragionevolmente credibile se non ci saranno elementi avversi. Altri alt per verificare criticità che le prime dosi arrivino nel mese di novembre. Così Piero Di Lorenzo, presidente della IRBM SPA di Pomezia, specificando che entro la fine di novembre è possibile perché la produzione è già stata avviata, che in Italia possono arrivare 2-3 milioni di dosi. Così ha concluso. Fondi Lega, il commercialista arrestato all'imprenditore indagato, dice: riusciresti ancora a venderci i gel? Così si puntava al business Covid. Il commercialista Manzoni, che ha un incarico anche in ATS Milano, si interessava affinché l'imprenditore Baracchetti, anche lui vicino al Carroccio, si inserisse nel business dei disinfettanti e delle mascherine. Giorno dopo giorno, dal mastodontico fascicolo di indagine, emergono nuove intercettazioni e nuovi possibili incroci nell'inchiesta che ha portato tre commercialisti e il cognato di uno di questi ai domiciliari. L'obiettivo dei PM è scoprire se esistono altri affari simili a quelli del capannone, dove sono finiti i soldi e quanti imprenditori potrebbero essere coinvolti in una serie di operazioni anomale. Bergoglio ai genitori dei figli LGBT, dice il Papa, li ama come sono perché sono figli di Dio. Erano una quarantina i padri e le madri presenti, riporta Avvenire nella sua versione online. Un incontro emozionante proprio il giorno dopo i funerali della 18enne di Caivano. Al pontefice sono state consegnate alcune lettere. Taglio dei parlamentari, Veltroni e Bertolaso votano no al referendum. Il fondatore del PD dice vero problema è bicameralismo perfetto. Il fondatore del Partito Democratico, uno degli ultimi Big Dem che ancora non aveva preso posizione, ha annunciato la sua contrarietà. Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore. Ma il referendum è un'altra storia, serve una riforma complessiva. Voto contrario anche dell'ex capo della Protezione Civile che dice sono vecchio stile. Federal Reserve tassi a zero e continuo sostegno all'economia. Powell dice diseguaglianze frenano la crescita. La Federal Reserve, la banca centrale statunitense, lascia invariati tassi di interesse nell'ultima riunione prima delle elezioni americane. Il costo del denaro negli Stati Uniti resta quindi fermo fra lo 0 e lo 0,25%. In sostanza, questo è l'interesse che le banche USA pagano quando si prestano denaro tra di loro. A cascata si riflette sugli interessi di prestiti e mutui, oltre che sui rendimenti degli altri prodotti finanziari. Tassi bassi favoriscono l'ampliamento del credito e quindi sostengono l'economia. La Fed comunica che lascerà i tassi vicino allo zero fino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. I tassi dovrebbero restare ai livelli attuali per i prossimi 3 anni, almeno fino al 2023.
Multa a Poste per le raccomandate. Con la direttiva europea sarebbe stata 28 volte più alta, non 5 ma 140 i milioni che Poste Italiane avrebbe dovuto pagare come multa per il disservizio sulle raccomandate se fosse stata già in vigore la direttiva europea del novembre 2019. L'antitrust ha detto la sanzione comminata avrebbe dovuto essere più alta. Ai grandi gruppi conviene correre il rischio. Restituzione 5 Stelle, tre deputati morosi si autosospendono e attaccano Casaleggio. Casaleggio replica, impegni presi vanno onorati, ha detto. L'annuncio in una nota congiunta pochi giorni fa, il figlio del cofondatore del Movimento ha comunicato l'intenzione di tagliare i servizi della piattaforma online a causa dei mancati versamenti di una parte degli eletti. I tre non restituiscono parte del loro stipendio, come dal regolamento interno, da più di 6 mesi. La presenza di acido cianidrico, le esplosioni e il fumo nero sono i timori per la salute dopo l'incendio al porto di Ancona. Dalla mezzanotte un'altra coltre di fumo nero e tossico sta aggredendo il capoluogo marchigiano. Si attendono i risultati dei campionamenti delle sostanze isolate dall'ARPA Marche prima di prendere nuove misure. Probabile il prolungamento della chiusura delle scuole. L'ipotesi del cortocircuito, insomma, che ha fatto, cioè questa ipotesi appunto, dicono che ha fatto appunto divampare le fiamme. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.